proprio un... Wow, non è un paese, è proprio una specie di stazione di servizio dove c'è il mondo. Infatti, c'è tipo un centro commerciale. Un centro commerciale lo fanno con lo stradale. Cosa graziosa. Che sì. Ci dovrebbe essere anche McDonald's, secondo quanto c'è scritto. Che qui sì, tutto qui sì. Vabbè, io voglio, non voglio che sì, voglio solo fare una pausa. Tranquillo, tranquillo. Che PFC, McDonald's, non ho la strada. Ok ragazzi, io invece faccio una pausa con le mie merendine tristissime. Appena andato via, quanto pare in questo, c'è questa strada, questo ponte, vedete, c'è una strada e c'è Burger King, c'è McDonald's e compagnia bella, e varie pompe di benzina. La Svezia, ragazzi, questa è la Svezia. Adesso abbiamo 70 km di autostrada e ci rispariamo tutti belli sistemati. Ragazzi, devo prendere un'uscita, però c'è un autogrill. Mi spero una pausa, anche perché mi sono fatto altri 70 km. Quindi esco un attimino. Sgranchisco un po'. Helsingborg, e qua gli autogrill, più che autogrill sono delle aree commerciali che vedete ogni volta che si esce. Non c'è l'autogrill, c'è il questa zona, insomma, sempre questa zona. Oh, qua dove la faccio la pausa? Buh. Signore con il Porsche, mi fai fare, mi fai passare? Non mi fa passare. Dovevo andare da lì. Ah, di qua sono di nome in autostrada. Ma per forza. Stoccolma, pazienza. La faccio più avanti la pausa, ragazzi. Non volevano. Dovevo entrare forse dall'altra parte. Vediamo se da qui c'è la possibilità. Plant again, logistic. No, niente, è un'azienda privata. Pazienza. Vediamo se trovo un'area di sosta, va. Devo uscire da qua. Stoccolma. Direzione Stoccolma, Helsingborg. Devo decidere di andare verso Helsinki o verso Stoccolma. Poi entro Stoccolma. Però ho bisogno di fermarmi, ragazzi. Voglio fermarmi. Ma qui, mamma che profumo, guardate che bella ghetto. Bello. Vorrei fare una sosta a chiappe. Illinger Store Center, per cui questa è un'uscita che vado a fare. Ma dov'è? Ah, eccola qua. Illinger Store Center. Usciamo, ragazzi. Devo ancora fare quella maledettissima pausa. Rispondo pure a qualche messaggio di lavoro. E allora, Store Center, dico.
Bauhaus. Bauhaus. Forse vendono una cosa per cani? Non credo. Bauhaus. Bauhaus. Healing Soul Center. Bauhaus. La casa di Bau. Aschwitz. Open Tinder. Maxistro. È un centro commerciale. Bauhaus. Vabbè ragazzi, entriamo. Infart. Non infart. Io non voglio un infart. Sarà un supermercato, ragazzi. Entriamo. Sono curioso, devo dire la verità. Sembra. Sì, sembra un coso tipo giardinaggio. Vediamo se hanno. È tipo le Romerlen, ok. Vediamo se hanno. C'è chi c'è per mi sagati. O è Sanero. O qua ci sono i furti. Dove se troviamo la colla. La colla quella per saldare. Per fare il saldatore. Vabbè. Ho lasciato tutte cose qua praticamente. Vabbè. Speriamo che non succeda niente. Ragazzi, spezzi. Abbiamo questo Bauhaus. Dovrebbe essere un negozio di ferramenta, giardinaggio, tipo l'Eroe Merlin. Guarda, faccio vedere. Vediamo se trovo la colla quella metallica per la ripristina del serbatoio. Ragazzi, l'Eroe Merlin svedese. Bauau. On the left. La zona colori, sto cercando la colla quella per il metallo. Vediamo se trovo la Bostik che ho comprato da Leroy Merlin. Colori. Vediamo. Colori, ma non serve una colla, serve una colla. Colla per metallo. Ok ragazzi, ecco qua. C'è l'attack, la plastica attack. Però non serve quella per il metallo. Metal Limb la chiamano. Dovrebbe essere qua ma non lo vedo. Repair Sim. Legno, no. Qua. Plastica. Ceramica. Express Link Tube, Express Girl. Cavolo, quello è vetro. Metallo? Super fix. Forse meglio. Vabbè, comunque era metal fix. Sì, devo fare ancora 468 km alla destinazione. Mi sono fermato qua convinto di trovare sicuro al 100% e fare anche una pausa. La colla, ho perso un sacco di tempo per niente. Vedete questa Tesla qua accanto? Ce l'avevano degli indiani, ce l'hanno degli indiani, una famiglia di indiani. Non è una questione di razzismo, ma lungi da me, anzi. Però, se anche gli indiani qui hanno la possibilità di comprarsi una Tesla, significa che questo è un paese abbastanza aperto di vedute. Non è come la nostra cara Italia, che non lo è affatto. Quindi, se volete... Ci sono buone, sembra che ci siano buone opportunità qui. Per tutti. In
indipendentemente dalla nazionalità. Ragazzi, noi siamo inutili, siamo molto più conservatori, ecco, diciamo così. Comunque la colla non l'ho trovata, c'era una colla per metalli ma non era resistente alla benzina, costava fra l'altro 13 euro, cioè li spendo 13 euro ma mi devo risolvere il problema, quantomeno il tempo che faccio la vacanza. Magari a pranzo mi faccio un altro di questi bau bau. La signora del bau bau quando sono uscito mi ha chiesto di vedere di aprire la borsa. La borsa è che lei c'è entrato giusto perché lei è entrata con la borsa. Ho guardato e ho detto vabbè io te la apro, io non ne ho, figurati. Però non è stato per niente carino. Cioè non me l'aspettavo onestamente in Svezia che mi chiedevano di aprire la borsa per vedere se avevo grattato. E allora dobbiamo andare noi a intanto dobbiamo prendere forse l'acqua. Facciamo la rotonda e poi dobbiamo andare nella torta di dritto. Questo Max che cos'è? Una sorta di ristoranti. Comunque ragazzi, per ora io faccio che non metto troppo tanto alto il foro, per fortuna. Che non metto da troppa benzina. Lo prendo da qua. Sì, da qua devo prendere. Va bene ragazzi, magari appena arrivo lì mi vado a fare un altro giro, un altro di questi bau bau Bauhaus, questi centri che ce ne sono un delirio, ho visto che ce ne sono un sacchissimo lungo l'autostrada. Va bene ragazzi, 115 km di autostrada. 100, quindi io me ne faccio 50, ragazzi, 50, 60 e mi faccio una pausa di nuovo. Me ne sbatto le palle. Ragazzi, c'è un odore fortissimo di wurstel arrostiti. La benzina è 15,75. Vediamo che cosa sono 15,75. Vediamo che cos'è questo 15,75. Ah, Svezia, non ne stiamo vedendo niente, peggio che la Germania. Allora, vediamo dove siamo. 380 km, 388 km mancano e siamo dove? Sì, la Svezia lo so, andiamo a vedere qualche città vicina. No, siamo in mezzo a nulla. Ljungby Maramo, dove mi stai portando? Così, verso... ah, Stoccolma. Stoccolma, boh, non lo so, mi sembra che allunghi un po' di strada. Che poi non è manco Stoccolma, è vicino Stoccolma. Però, se salissi... intanto lungo tutto il fiume o quasi
Vattern, lago, Vattern. Possiamo salire. C'è qua una città che forse sarebbe meglio. Allunga assai per andare a Stoccolma. Potrei andare dritto verso Orebro. Verso Orebro. Vediamo, intanto fino a Jonkping. Fino a Jonkoping. Possiamo salire tranquillamente anche verso Uskvarna. Fino a Uskvarna possiamo salire tranquillamente. E anche per un bel po' di strada. Quindi per ora saliamo, poi vediamo. Ma che ora è? Ah, sono ancora le 11, dai, ancora c'è il tempo. Dovrei andare in bagno. Oh, ragazzi, ho fatto una pausa qua. Odorissimo di Bustel. Infatti c'erano messo dentro un sacco di Bustel con formaggio all'interno. Sapete, quelli tedeschi tipici. Però qua siamo in Svezia. Evidentemente anche qui c'è la cultura del Bustel. E niente, ragazzi, ho fatto pure un po' di benzina. Non pienissimo, però l'ho fatta. A 1,9. Cioè a 19. Sì, 19, che dovrebbero essere, credo, 1,70 euro. Aspetta, io credevo che era a 15 ed erano 1,30 euro, per cui sarà 19, sarà 1,70 euro. Non è male in autostrada, no? Ci può stare. Non ho fatto il pieno per via di quel problemino, però diciamo che non è pienissimo, ma l'ho riempito. Infatti comunque la sticella ce l'ho alta. E quindi va bene, adesso mi sparo 35 km, che poi saranno di più, perché sono 35 e poi è una deviazione ma sempre sulla stessa autostrada, quindi ancora mi mancano 387 km, quindi adesso faccio un bel po' di strada, autostrada. Lo so ragazzi, lo so, è una noia mortale, ma così mi sbrigo. Pazienza, non è questo il momento, non è una vacanza, dai, ecco, la penso così, non è una vacanza, è una sfida, un battesimo del motociclista europeo, diciamo, eh? Quindi va bene ragazzi, ci vediamo là. Ragazzi, orle. Sì, ma io non mi posseggiare. Secondo dove potermi parcheggiare. È pieno di camion. C'è il bagno. Qui c'è fresco. Io mi sto piazzando qua alla grande. Piazzo qua. Sono a posto. Ok, ragazzi. Mi faccio la mia brava pausa pranzo. No, ragazzi, in questo posticino mi sono fatto la pausa pranzo. Che è davvero grazioso come posto, guardate, sono le panchine, i posteggi. Tutti i posteggi che volete, camion, infatti mettono questi e si posano. Quindi se voi fate col camper, sono pure ottimi posti dove dormire secondo me. Guardate, ci sono qua i tavoli, c'è la piantina. Insomma, cose graziose. Pulito, non pulitissimo, però pulito.
perché comunque passano molti turisti, secondo me. Comunque è pulito, eh? Cioè c'è una lattina a terra che ho raccolto io, ovviamente. Però qualche turista, questo sicuro. Ragazzi, non ho più la mappa. Cioè, in realtà non l'ho pensato che non se ne fosse andata, in realtà sì, se ne è andata. Quindi adesso un po' più avanti magari, tanto se mi ricordo che c'erano 70 km più o meno. Appena possibilità mi fermo e me la ripiazzo. Ragazzi, deve essere una riserva questa, perché è tutta chiusa. O forse è una zona militare, Lagan. Però è tutta con la ringhiera, vedete, tutta con la rete. O è per non far uscire gli animali magari. E questo sarà pieno di cervi, questo posto. Ci saranno le renne. Qua comincia a essere zona di renne. Non ancora qui, però. Oddio, forse anche qui. Lagerish Comun. Vedete, c'è la rete. Mi suppongo che sia per gli animali, per non farli uscire. Magari vengono in autostrada, significa dall'altra parte pure. Significherebbe incidenti stradali e anche per loro. Non sarebbe possibile, effettivamente. Sicuramente per gli animali. Klebuschut. C'è l'intero bosco, c'è. Bello sto camion, eh? Trasporta pregna. Hanno un sacco di ragazze dentro. Stoccolma. Puntiamo verso Stoccolma. Soltanto 224 km ancora di autostrada. Sarà mai? Altre 2 ore di autostrada. Di autostrada più le pause. Una noia mortale. Pazienza. Ricordati che l'obiettivo è Capo Nord. Chilometri 3. Sono ancora a mezza tank. Non so se fare benzina adesso e pausa, o magari fare un altro tiro. Dai, facciamo un altro tiro, non mi va di fare la pausa ora. Va bene, dai. Ragazzi, sto passando, vedete questa nuvolona? Mi sto passando sotto, spero non porti acqua. Devo togliere subito la polvere del cellulare. Nuvolone. È importante come nuvolone. Bello grigiastro. La direzione sembra meglio in te. Finisce qualche nuvola, niente di che. Se mi scampo questa, poi diciamo che per un bel pezzo dove stare tranquillo, perché così a vista d'occhio. Va bene, comunque devo stare qua su questa Elmia per 220 km, 221 km. Anche se non c'è sole, chiudo la visiera, ragazzi, per evitare insetti. Che non mi va di chiudere il casco, proprio non mi va. Sto sentendo degli odori magnifici. Quello che predomina è il pino, perché ragazzi, i pini tipo come se non ci fosse un domani. Chilometri e chilometri e chilometri di distese di pino. Se
nuova viale. Chilometri e chilometri di distese di pino, ragazzi. Questa figata. Asex. È un ponte, è un ponte. E questo forte. Bello, 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 bello. Bello, 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 bello. Mercedes Benz. Concessionario super futuristico. Ragazzi, questa strada è piena di concessionari. C'è BMW qua, Mini, Porsche, tutta piena di concessionari, Stumbung, Nissan, Ford, i concessionari di soldi. Nocco, Nocco, dai, guarda con la svedese. La Coca-Cola svedese. 17 km, qua c'è un'area di sosta, fa 17 km, a me mi sta perfetto. Mi mancano 217 km, per cui adesso mi sparo questi 17 km e mi faccio la mia brava pausa e il carburante. Sono a mezza tanga, quindi va bene, però qui ci stiamo addormentando un po'. Pioggia. Sento profumo, odore di profumo, cioè profumo nel senso odore toilette. Ragazzi, cielo è nero, mi sa che beccherò la pioggia. Quasi quasi leva il telefono, non si sa mai, mi metto al sicuro, che dici? Lo metto dentro la parte questa che è impermeabile. Poi se si dovesse cominciare a scaricare il rugged phone, comunque è un power bank, va anche da power bank. Potrei anche tranquillamente caricare, anche se ho comunque il power bank in borsa. Ragazzi, siamo vicino al mare. Il mare! Bellissimo! Peccato che c'è questo tempo così. Ah, non è un mare, è un lago. Un lago mega galattico però, da quello che vedo qua. Sì, è un lago. Da quello che vedo qui su Google è un mega lago, che guardate quanto è grande, cioè grande quanto un mare. Non so se è alimentato anche dal mare da qualche parte, sicuramente è alimentato dalla pioggia, non so dal mare.